Vi ricordo che questa è un'iniziativa che si realizza nell'ambito del progetto che Formez realizza per Agid, Formazione e Informazione per la Transizione Digitale della PA, nell'ambito del programma più ampio Italia Login, la Casa del Cittadino. Come vi dicevo, siamo al terzo appuntamento. Per chi di voi non ha partecipato ai due webinar precedenti, vi ricordo che questo è un approfondimento su tema delle competenze digitali che è partito dall'analisi desk a tavolino di alcuni documenti che sono importanti per chi si riferisce alle competenze digitali oggi e che appunto vi verranno ricordati anche all'interno di questo webinar e che ha cercato di sistematizzare un po' appunto dalle competenze di base a quelle che servono più per portare verso la transizione digitale le amministrazioni fino alle competenze di leadership e diciamo tutto quello che oggi c'è in campo per una riflessione su questi temi. Naturalmente il nostro obiettivo finale è studiare questo per capire come la formazione può aiutare al raggiungimento il più possibile diffuso tra i funzionari e i dirigenti di queste competenze per appunto realizzare la transizione digitale. Oggi è un incontro che prevede il raffronto anche con alcune amministrazioni che hanno partecipato alla nostra analisi desk perché ci hanno gentilmente risposto a una scheda di domande e hanno riportato le loro esperienze che noi riteniamo siano esperienze in qualche modo esemplari rispetto a quello che succede in questo momento in Italia sulla transizione digitale. Sono esperienze diverse e oggi vi racconteremo direttamente, vi faremo raccontare dai responsabili direttamente appunto il loro stato di avanzamento rispetto a queste cose. È una tavola rotonda, è preceduta da una comunicazione rispetto al tema delle competenze digitali di Salvatore Marras, che è il direttore dell'area innovazione digitale di Formez e che sarà anche il conduttore della tavola rotonda, sarà appunto il nostro conduttore. Io se vi ricordo soltanto l'ultima cosa prima di dare la parola a Salvatore Matas, che alla fine, diciamo, di questo ciclo verranno rilasciati degli attestati di partecipazione da Agid. Gli attestati verranno rilasciati a chi ha partecipato almeno a due webinar su tre, arriveranno all'indirizzo di posta elettronica che avete indicato al momento dell'iscrizione. Abbiate un po' di pazienza, non ce li chiedete subito perché non utilizziamo, diciamo, il sistema Eventi PA che li rilascia automaticamente, ma sui cicli di webinar dobbiamo fare un lavoro in più e comunque vi arriverà direttamente all'indirizzo di posta che avete indicato. Allora vi ringrazio, do la parola a Salvatore Marras che se si collega, abbiamo già fatto la prova microfono, però proviamo a vedere se lo vediamo e lo sentiamo. Ecco, mi arrivo. Tanto lo sentiamo, adesso lo vediamo, quindi mi scollego. Allora, buongiorno a tutti. Mi fa piacere questo incontro per parlare di un tema che per il Formez è molto importante, nel senso che lavorare sulle competenze digitali è un po' quello che ha tracciato il lavoro degli ultimi 20 anni, diciamo dall'inizio degli anni 2000, quando abbiamo avviato le prime attività strettamente dedicate a questo tema. Che cosa si può dire intanto sulle competenze digitali che non sia già stato detto? Forse no, non molto. Se vi chiedete cosa sono le competenze digitali e non ne avete mai sentito parlare in profondità, le fonti sono le più diverse. Qui ne ho raccolto alcune che sono quelle principali. Già 6-7 anni fa Agid aveva pubblicato delle linee guida per il programma nazionale della cultura e la formazione sulle competenze digitali,
che si trova ancora online e che secondo me è ancora molto attuale perché dà una visione complessiva che poi nel tempo si è persa. Perché si è persa? Il motivo non ve lo saprei dire, però quello che ho visto è che alla fine diversi comparti della pubblica amministrazione hanno iniziato a occuparsi di questo tema senza raccordarsi come avrebbero dovuto. Quindi ci sono stati sugli argomenti che in qualche modo erano trattati in queste linee guida degli approfondimenti svolti in maniera autonoma. In particolare vorrei ricordare una parte di lavoro importante che è stata fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che è quello di definire il syllabus delle competenze digitali per la PA, cioè quelle competenze di base che servono a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione per lavorare nella pubblica amministrazione. Contemporaneamente, un filone che è quello della e-leadership è stato raccolto prima all'interno del PON Governance, poi all'interno di ItaliaDoc è stato in qualche modo fatto un quadro delle esperienze di leadership, cioè di quelle competenze che servono per governare il cambiamento digitale. Un riferimento che è sempre esistito, ma è stato un po' poco considerato, diciamo così, è quello delle competenze digitali europee per i cittadini, o se volete dire le competenze digitali di cittadinanza, cioè quelle competenze che dovrebbe avere ogni cittadino per essere inserito all'interno di un'economia digitale. Qua c'è un tema dolente che è quello dello stato dell'Italia rispetto agli altri paesi. Immagino che conosciate gli indicatori DESI, quindi qua vi chiedo proprio, anzi datemi qualche feedback in chat, conoscete gli indicatori DESI? Perché gli indicatori DESI che non vorrei mostrare sono quelli che dicono che l'Italia sta tra le ultime tre nazioni in termini di capitale umano, cioè di conoscenze digitali nei diversi livelli della popolazione e del mondo di chi lavora. Qua ho messo riferimento anche a delle norme UNI, perché sapete che UNI norma un po' tutto, è un lavoro interessante che credo sia di 1 o 2 anni fa, quindi è recente, è stato quello di specificare quali sono le competenze dell'innovation manager, quindi non solo nel settore pubblico ma anche in quello privato, perché sono importanti? Perché sono legate ai processi di certificazione, cioè le norme UNI servono poi anche per acquisire da parte di enti accreditati, non tutti i soggetti che spesso propongono accreditamento sono a loro volta accreditati. In Italia c'è un'agenzia che si chiama Credia che riconosce quali enti sono abilitati a rilasciare delle certificazioni, quindi questi enti, alcuni di questi enti rilasciano anche una certificazione a norma UNI. Questo panorama, ripeto, è abbastanza scomposto, e il contributo che vorrei dare oggi è di provare a dare una lettura di insieme, cioè un qualcosa che rimetta un po' i diversi pezzi gli uni con gli altri. Quindi, cosa sono le competenze digitali all'interno di un'organizzazione pubblica? Un'amministrazione pubblica ha una base più larga e un vertice più ristretto. Consentitemi questa semplificazione della struttura organizzativa, ma mi è molto utile per collocare queste competenze. Spesso si pensa che non sia compito della PA dare ai propri dipendenti quelle competenze per la cittadinanza digitale, nel senso che è come se uno dovesse portarsele da casa.
Cosa che non è sbagliata, perché molte volte noi abbiamo a casa tecnologie più avanzate di quelle che troviamo in ufficio. Sicuramente lavoriamo con dei tablet più facilmente a casa che in ufficio, oppure interagiamo con smart TV o con altre apparecchiature particolarmente più ricche di tecnologia, pensiamo a tutta la parte della domotica, però non tutti i cittadini sono in questo stato. Quindi la prima domanda che mi porrei in una PA è: ma i miei dipendenti, i miei colleghi hanno queste competenze digitali di base che poi servono anche a integrare quelle competenze che sono legate al lavoro che fanno? E questo è il secondo gradino, cioè ci sono delle competenze digitali che servono a tutti i dipendenti, indipendentemente che siano, diciamo, a un livello di base della loro progressione, quindi impegnati in lavori più operativi, o che siano dei dirigenti. Anzi, qua spesso il problema è rovesciato, ci sono molti dirigenti che non hanno quelle competenze digitali di base che gli servono a capire anche i problemi del lavoro, le opportunità organizzative. Pensiamo a tutto l'aspetto legato allo smart working, quanto ha messo in evidenza questi elementi. Al terzo gradino ci sono quelle competenze che servono per la transizione digitale, che quindi sono legate ai passaggi che hanno anche un'evoluzione continua. Pensate ai documenti per le strategie digitali. Oggi abbiamo Italia 2026, abbiamo il piano triennale per le strategie dell'informatica della PA, quindi abbiamo tutta una serie di priorità e indicazioni che vengono date dal cloud alla sicurezza, alla qualità dei servizi digitali, che sono contenuti in questi documenti e che quindi richiedono anche delle competenze precise. Si devono conoscere questi documenti, si devono conoscere i regolamenti di attuazione, si devono conoscere quelle tecnologie che in qualche modo vengono richiamate, si deve sapere come la propria organizzazione sta agendo in questo processo di transizione digitale e infine, in cima, ci dovrebbero essere quelle competenze di chi governa questo cambiamento e quindi certamente la dirigenza della PA, ma non solo la dirigenza, tutti quelli che in qualche modo concorrono al processo decisionale. Ecco, quei diversi documenti noi un po' li abbiamo collocati in questa piramide, quindi il riferimento può essere la base, il DICOMP o DIGICOMP come viene spesso chiamato, la parte del secondo gradino è quella del syllabus della funzione pubblica, poi ci sono linee guida sulle competenze digitali e altri aspetti. C'è un rapporto interessante dell'Ocse proprio sullo sviluppo delle competenze di leadership nel settore pubblico. Per chi non sapesse la storia del tema, della parola chiave, i leadership, è nata intorno al 2014, sempre per un'iniziativa della Commissione europea che aveva incaricato l'INSEAD, che è la scuola della pubblica amministrazione francese, un ente di ricerca tedesco, di definire qual era il profilo di un innovatore nel mondo del lavoro, quindi non solo pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato. Quindi in questi documenti voi trovate descritte queste competenze. I documenti, come dicevo prima, non hanno uno stretto rapporto di lavoro, però secondo me si può trovare. In particolare, vi vorrei segnalare una differenza che apparentemente è banale tra DIGICOMP e Syllabus. Il DIGICOMP è un framework, appunto, il titolo è quadro di riferimento, è una proposta di come potrebbero essere articolate in aree e competenze specifiche le competenze di un cittadino indifferenziato, quindi vanno bene per tutti e non vanno bene per nessuno in particolare. Quindi diventa importante capire e specificare chi sono i destinatari, nel senso che anche le competenze di cittadinanza potrebbero essere declinate in modo più preciso, avendo chiari chi sono i destinatari. Nel caso del syllabus, il syllabus
All'inizio era nato ignorando completamente il Digicom, poi ha cercato di avvicinarsi. In realtà, se completasse questo suo percorso di avvicinamento, il syllabus dovrebbe diventare, il syllabus del Dipartimento della Funzione Pubblica, dovrebbe diventare, secondo me, scusate, è un'opinione personale, la preciso, dovrebbe diventare una declinazione del Digicom. Come ne esistono altre, perché esiste il Digicom per la sanità, esiste il Digicom per l'educazione, in alcuni paesi europei è stato declinato anche per ambiti di lavoro e quindi destinatari più precisi. I destinatari, appunto, tornando a questo schema piramidale, sono tutti alla base, poi chi utilizza il digitale dentro la PA? Presumo che un giardiniere di un'amministrazione comunale, ma presumo perché in realtà ci sono strumenti digitali anche in quel mondo, non è particolarmente impegnato nell'uso delle tecnologie, ma diventa importante proprio definire e disegnare questi profili. Qua cito un punto, ma che non voglio approfondire, che è importante, che è quello proprio di usare degli strumenti per disegnare i profili delle persone. Nel mondo del digitale, per chi lo segue, c'è tutto quello che si chiama disegno dei servizi basati sulla user experience, per i quali il team digitale ha rilasciato un modello di intervento che è basato proprio sulla progettazione che parte dall'esperienza dell'utente. E in questo kit di strumenti c'è una modalità di definire i profili che si chiama personas. Noi come Formez l'abbiamo utilizzato in due casi che adesso vi racconterò brevemente, che sono quello per disegnare dei materiali formativi per i cittadini. Qui abbiamo disegnato, mi pare, 18-20 profili diversi, e quello per produrre una serie di learning object per il Dipartimento della Funzione Pubblica sulle competenze digitali di base. Qui ci siamo limitati a 4, però fare questa operazione di disegno dei profili, che penso serva anche all'interno delle vostre amministrazioni, aiuta a capire quali sono anche le motivazioni, le esigenze delle diverse figure, ma è anche poi a qualificarle, quantificarle, sapere quali sono le figure che prevalgono e prevedere magari anche dei percorsi differenziati in funzione dei loro bisogni. I percorsi sono un punto critico, nel senso che le competenze digitali sappiamo che non si acquisiscono con un corso con 30 video lezioni online o un corso di 12 ore online o con dei webinar, si acquisiscono con un'attività di apprendimento continuo, si acquisiscono con dei processi di formazione che danno continuamente opportunità di apprendimento non solo generale, come può essere quello autonomo online o dei corsi assistiti, ma anche legato alle attività di lavoro. E questo diventa tanto più importante quanto più si sale in questa scala. Non si può pensare di fare un apprendimento su quelle che sono le specificità della transizione digitale se non applicato alle cose sulle quali si lavora. E addirittura quando parliamo delle leadership, cioè delle competenze digitali dei dirigenti, che sapete meglio di me, in pochi casi si mettono davanti a un computer ad apprendere. Lì si deve pensare proprio a delle modalità di affiancamento, a forme di coaching, non so, prendere il dirigente di una regione che ha fatto qualcosa e farlo venire nella vostra per una settimana per trasferire al suo omologo quelle esperienze, questo da un comune grande a un comune piccolo o tra altre amministrazioni. Quindi diventa importante disegnare i percorsi avendo un quadro e avendo una pianificazione temporale ampia che non si limiti a pochi mesi di attività. Non entro nel dettaglio perché sono arrivato alle 12:20, però questo per esempio è un'ipotesi sulla quale abbiamo lavorato per ricomporre il Digicomp, che è questa parte in basso, il Digicomp ha 5 aree di competenza,
con delle competenze specifiche, sono 21 in tutto. Quello che vedete intermedio è il syllabus, che pure ha 5 aree di competenza che in alcuni casi coincidono, vedete, i dati, la comunicazione, la sicurezza, in due casi sono distinti, ma nemmeno tanto. E infine la parte di leadership che almeno nel disegno col quale siamo partiti in quelle linee guida sulle competenze della PA aveva pure lui 5 aree di competenza, una che era le conoscenze digitali, che in realtà è tutto quello che sta sotto, altre erano competenze più legate al contesto della PA, al fatto di essere anche in qualche modo dei manager, quindi avere soft skill e capacità di leadership che si aggiungono a quelle più di tipo tecnologico. Questo quadro spero che sia utile per cercare di ricucire un po' tutti questi elementi sulle competenze che troviamo online. Il Formez ha fatto attività un po' su tutti questi settori e delle risorse le trovate qua, tanto le slide saranno distribuite, e finirei con però un punto interrogativo. Quindi apriamo anche la tavola rotonda con un punto interrogativo più generale. A parte quello che dice il DESI, che siamo in fondo alla classifica, perché? Ma la domanda è rivolta a chi dentro le amministrazioni organizza la formazione, ma è rivolta poi a tutti i dipendenti. Come direbbe Guzzanti, ma tu, dipendente della PA, perché devi acquisire le competenze digitali? Allora, invito i colleghi di INAIL e della Regione Puglia ad attivare le webcam e ad aiutarci a rispondere a questo primo quesito molto generale. Intanto vi chiederei anche di presentarvi rapidamente. Iniziamo dall'INAIL. Sì, grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sono Raffaella Mauro, Buongiorno, Raffaele. collaboro come referente della formazione all'interno della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale di INAIL e quindi tra le altre cose mi occupo delle iniziative di formazione, in particolare riguardo al personale della direzione, che è una direzione, insomma, che coniuga le due anime organizzazione IT in un'unica struttura e quindi sotto questo punto di vista è una direzione molto articolata, molto complessa e che ha l'obiettivo, soprattutto per quanto mi riguarda, insomma, di adeguare e monitorare costantemente, diciamo, l'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali del proprio personale. Poi ovviamente, insomma, in istituto c'è una funzione formazione, un ufficio formazione che è all'interno della Direzione Centrale di Risorse Umane, che ovviamente ha la competenza, insomma, di definire i piani di formazione a favore di tutto il personale. Però ecco, diciamo, la mia specificità in particolare riguarda lo sviluppo delle competenze professionali del personale di questa direzione. E quindi sotto questo punto di vista questo sarà più che altro il mio focus, fermo restando insomma che sulle prime sollecitazioni che sono emerse in apertura appunto di questo webinar, che riguardano un po' la formazione del personale tutto dell'istituto, anche noi come ovviamente come istituto ci adoperiamo da anni rispetto a questo e quindi anche qui abbiamo integrato le nostre offerte formative anche sui temi delle competenze digitali, aderendo e diciamo programmando varie iniziative. Raffaella ha spento la webcam? L'ha disattivata Sì, e manca per anche a me sbaglio? l'immagine, Raffaello. Forse. La vogliono vedere. La sto riattivando, però non mi parte. Non... Allora. Non mi vedete, Ok, vero? intanto così. Ah, no, perché non... No, ancora no. Non so perché, ma non mi si riavvia. Mi si è spenta... Si è Va bene. spento. Si è sp Intanto che provvede si possono presentare... Buongiorno, sono Cosimo Elefante, il responsabile della transizione digitale della Regione Puglia. E con me la collega Morena Aragone, sono posizione organizzativa nell'ufficio dell'RTD come supporto giuridico specialistico alla transizione al digitale.
Io non so se Raffaella ha possibilità di riattivare la webcam, se no direi di continuare anche senza l'immagine. Sì, direi di sì. Ecco, e quindi Raffaella ci racconti un po' appunto rispetto alle competenze digitali, cosa fa INAIL, che rilevanza avete dato a questo tema, che investimenti state facendo sui vostri dipendenti. Sì, diciamo che anche noi abbiamo aderito all'offerta messa a favore delle amministrazioni da FPA e quindi, insomma, come ultima iniziativa abbiamo attivato questa formazione personale partendo ovviamente per classi, diciamo, di fruizione, partendo, diciamo, dalle posizioni apicali e contiamo da qui entro l'anno, diciamo, di poter diffondere l'offerta formativa a favore di tutto il personale. Quindi questo per poi rispondere anche alla sollecitazione fatta appunto sull'offerta messa a disposizione FPA. Poi per quanto riguarda le competenze digitali in generale, c'è stata sempre un'attenzione molto spinta su quello che è appunto la possibilità di adeguare la padronanza da parte di tutto il personale, sia attraverso varie iniziative che anche ancora prima della pandemia erano anche finalizzate e focalizzate allo sviluppo degli strumenti digitali atti a favorire, diciamo, il lavoro e anche modalità smart working. Noi peraltro eravamo una delle pubbliche amministrazioni che avevamo sperimentato lo smart working anche prima della pandemia. Ovviamente poi con la pandemia c'è stato diciamo, un'accelerazione e quindi le iniziative che sono state messe a disposizione del personale per quanto riguarda appunto lo sviluppo della padronanza di strumenti di collaborazione, di comunicazione, di condivisione di documenti, manca la possibilità, diciamo, di portare avanti iniziative progettuali con modalità condivise, sono state molto, diciamo, accelerate con una serie, diciamo, di interventi che hanno riguardato tutta la popolazione. E quindi sotto questo punto di vista cerchiamo sempre, diciamo, di tenere costantemente aggiornati tutto il personale su quelle che sono le possibilità della tecnologia. Poi dal punto di vista invece del personale con profilo tecnico, ovviamente nell'ambito della mia direzione, la possibilità, insomma, e la necessità di mantenere un aggiornamento professionale sempre molto adeguato anche rispetto ad una tecnologia ed un'innovazione tecnologica che cambia repentinamente, ovviamente è un nostro focus che ci mette anche un po' l'attenzione su quella che è la necessità anche di accelerare, rendere un po' più agili tutti i processi di definizione, di analisi, dei fabbisogni e di progettazione formativa e di erogazione e di valutazione. Proprio perché, diciamo, i tempi che abbiamo di dover fornire risposte adeguate a quelli che sono i nostri bisogni di professionalizzazione, diciamo, impongono delle soluzioni e delle risposte sempre più rapide. E quindi sotto questo punto di vista lo sforzo che stiamo cercando di fare è anche questo, insomma, oltre che integrare poi l'offerta formativa anche con iniziative di comunicazione e di condivisione sulle iniziative progettuali che possono appunto lavorare sempre mantenendo alta una visione d'insieme, un'ampia consapevolezza organizzativa sulle tematiche proprio della direzione. Io non so se ho un tempo assegnato perché Sì, mi sono fermata perché approfitto anche sì. per fare subito la seconda domanda, che è un po' retorica, però avete un piano della formazione, fate azioni di assessment delle Sì, diciamo, allora l'ufficio ogni. formazione della Direzione Centrale Risorse Umane, voi dovete pensare che in istituto, insomma, la funzione formazione è presente oramai da più di 30 anni, redige annualmente il piano della formazione con vista triennale, a cui, insomma, annualmente viene fatto appunto un aggiornamento e che è seguito poi da un consuntivo delle attività formative. Questo piano della formazione poi è soggetto
all'approvazione degli organi dell'istituto e quindi sotto questo punto di vista, diciamo, sono anni che noi strutturiamo un piano di offerta formativa che ricomprende sia le iniziative che l'ufficio formazione eroga a favore di tutto il personale di tipo nazionale, ma anche le singole iniziative che le formazioni regionali possono definire a seguito della rilevazione delle specifiche esigenze di formazione di fabbisogno del proprio territorio. Quindi insomma noi abbiamo una funzione formazione abbastanza ampia e che vede insomma collaboratori sia a livello nazionale che a livello regionale. Diciamo, quindi questo è il piano di formazione annuale che ricomprende quindi anche le iniziative che vengono svolte anche a favore delle varie direzioni centrali e nel nostro caso e noi come altre direzioni centrali siamo chiamate diciamo a concorrere alla definizione del piano mettendo diciamo in luce quelle che sono le nostre esigenze di formazione che rileviamo rispetto ai nostri ambiti di competenza, quindi sia sotto il profilo IT sia sotto il profilo diciamo organizzativo. E poi noi come direzione ci occupiamo in autonomia anche di tutte le iniziative di formazione rivolte al nostro personale tecnico, quindi il personale informatico. Proprio per esempio in questo periodo stiamo attivando un piano di formazione biennale a favore del personale informatico dell'istituto che fa poi riferimento peraltro agli standard ICF e quindi sotto questo aspetto abbiamo fatto un'analisi dei fabbisogni formativi attivando una survey che avesse la finalità di rilevare quello che era diciamo il grado di padronanza di ciascuna delle competenze aderendo appunto a questo standard di riferimento al fine sia quindi di definire un'offerta formativa diciamo conforme a quelle che sono le richieste in ambito CT attese e sia al fine di definire quindi programmi formativi anche diciamo certificazioni per quanto riguarda i vari standard che sono in uso in ambito CT ovvero Prince, IDIL, TOGAF e quant'altro, quindi fornendo al nostro personale la possibilità di conseguire anche queste certificazioni. A questo punto passerei la parola a Cosimo e Morena che ci raccontano l'esperienza della Regione Puglia, quanto per loro sono rilevanti le competenze strategiche e a questo punto aggiungerei anche la seconda domanda, se esiste un piano di formazione, come viene realizzato. Gestite pure voi il vostro tempo, se volete rispondere un po' uno, un po' l'altro, prego. Grazie Salvatore. Allora, faccio una piccola precisazione rispetto magari a quello che raccontava la collega. Noi essendo ufficio ITD, ovviamente in Regione Puglia poi abbiamo una struttura che si occupa specificatamente della formazione. Quindi il nostro ufficio collabora in maniera sinergica con l'ufficio formazione, soprattutto per tutte quelle che sono le attività di formazione specifiche per il contesto del digitale, ma anche e non solo questo. Fatta questa piccola premessa, la Regione Puglia ha partecipato, ha aderito sin dall'inizio a quello che è stato il percorso di Formez per le competenze digitali che è stato avviato, di cui abbiamo raccontato, di cui già la collega insomma ha raccontato precedentemente. E oltre a questo, un esempio un po' più circoscritto, però dal quale abbiamo avuto un altissimo ritorno e altissimi feedback regionali all'interno della Regione Puglia, è stato quello che ha visto insieme da una parte il tema delle competenze, ma contestualmente anche il tema del capitale umano, cioè dei colleghi che a vario titolo interagiscono con la nostra struttura. Faccio una piccolissima premessa: noi abbiamo creato un piccolo gruppo di circa 45-50 colleghi, chiamato RTD Diffuso. È un gruppo distribuito in maniera trasversale tra tutti i dipartimenti, tra tutte le strutture della Regione Puglia. La finalità di questo gruppo qual era? La finalità di questo gruppo è tutt'oggi quella di creare delle ramificazioni dell'ufficio RTD nelle varie strutture e fare in modo che i vari colleghi distribuiti presso le strutture di appartenenza potessero riportare all'ufficio RTD quelle che sono le esigenze digitali che la Regione Puglia nelle varie sezioni
con il passare del tempo venivano insomma individuate. Il problema fondamentale è quando abbiamo cominciato a creare questa struttura, siamo partiti ovviamente con l'entusiasmo, con la passione, con la volontà di vari colleghi. Quindi qualcuno mi ha detto: sì, ma io non sono un informatico, posso far parte del gruppo RTD diffuso. Quindi abbiamo subito contestualizzato quella che sono state, che poi è diventata la caratteristica principale del nostro gruppo, cioè il gruppo RTD diffuso è un gruppo con competenze trasversali. Quindi abbiamo competenze verticali sui singoli dipartimenti, dall'agricoltura, welfare, allo sviluppo economico, ma con una formazione trasversale che siamo riusciti a dare e stiamo dando grazie a in prima battuta con il percorso di 4job che abbiamo fatto con Agi Gaica e in seconda battuta con il percorso che stiamo facendo adesso in maniera più diffusa appunto del format delle competenze digitali. Quindi questo ci ha permesso di creare, e quindi da qui riporto l'esempio vincente secondo me che siamo riusciti a mettere su, di creare un gruppo trasversale con competenze verticali nei vari contesti, nei vari settori nei quali operano i vari dipartimenti, ma soprattutto con delle competenze, in alcuni casi mi permetto di dire non di base sul digitale, che permettono alla Regione Puglia di portare avanti una serie di iniziative trasversali e soprattutto permettono all'ufficio dell'RTD di avere una visione d'insieme di tutte quelle che sono le problematiche che le varie strutture oggi affrontano. Quindi il tema delle competenze legato in maniera sinergica col tema del capitale umano per noi è un aspetto molto importante. Quindi siamo riusciti a individuare persone, colleghi e con competenze differenti, al quale, grazie ai vari percorsi formativi, e quindi ringrazio nuovamente Agi, Daica e il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez per questi percorsi che stiamo portando avanti, e quindi quelle competenze di base che, e anche, come dicevo prima, avanzate, che ci stanno permettendo di interagire e di affrontare tematiche in maniera molto tematiche trasversali che impattano appunto su tutta l'organizzazione della Regione Puglia. Quindi questo è, anche se magari un po' più limitato, circoscritto ad un contesto più piccolo di 40-50 colleghi, è sicuramente un'esperienza positiva che come Regione Puglia abbiamo affrontato e stiamo affrontando. Per ciò che riguarda invece il piano della formazione, lascerei la parola a Morena. Sì, provo eventualmente a, diciamo, precisare qualcosa io su quest'ambito. Dico spesso al mio dirigente che i nostri colleghi dell'RTD diffuso sono dei piccoli cavalli di Troia, o, rimanendo nel settore informatico, dei piccoli Trojan. Cioè noi abbiamo delle ramificazioni un po' ovunque che ci permettono, proprio sulla base dei feedback che vengono raccolti giorno per giorno, non solo dai colleghi, ma tramite i colleghi, di creare, Salvatore, quello che io posso definire quasi un piano di formazione, un nostro comune amico direbbe in beta permanente. Quindi mi riprendo questa definizione di beta permanente, cioè oltre al canonico piano di formazione che, come Nino ha ribadito, non è competenza del nostro ufficio, è un pezzo delle nostre attività, ma ovviamente non è il focus delle nostre attività. Noi abbiamo questo confronto e questa interazione costante. Questo ci permette di cogliere gli umori e soprattutto di capire qual è il problema della tecnologia. Perché oggi di corsi di formazione ce ne sono tanti, c'è tanta formazione anche imposta, perdonatemi l'espressione, che è volutamente esagerata, volutamente pesante. Qu che cos'è che non funziona? O perlomeno di cosa c'è bisogno ulteriormente rispetto a quello che già viene utilizzato, già quello che viene fatto per aiutare e sviluppare questo piano di formazione. Secondo me bisognerebbe in alcuni momenti ripartire dalle cose più pratiche, cioè da una sorta di laboratori, ce lo siamo detti tante volte. Nel nostro finalmente ha visto la luce il piano di riorganizzazione digitale, che è il piano triennale dell'ICT della Regione Puglia, che è andato in giunta proprio qualche giorno fa. Noi abbiamo un intero R, quindi un'intera scheda che riguarda la governance della transizione, comprensiva dell'approccio ovviamente alle competenze digitali. Lì dentro abbiamo voluto immaginare tanti strumenti.
E molte cose le abbiamo volutamente lasciate aperte per dire questi sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, quello che faremo, gli strumenti che utilizzeremo, le modalità che utilizzeremo, le vediamo in divenire da adesso per i prossimi 3 anni, proprio per evitare di legarci a qualcosa che magari dopodomani non funziona. Perché, cito un altro, diciamo, documento che diventa un po' il mantra del periodo, no? PNRR, così come dico, l'abbiamo nominato e magari non lo nominiamo più oggi. Quello che il PNRR tra l'altro sta dimostrando è che le competenze sono, diciamo, sta ulteriormente dimostrando, le competenze sono un prerequisito. Allora, ha senso formarle per accompagnare la transizione ora, ma servono o forse servivano già ieri, il che non vuol dire partiamo sfiduciati, vuol dire anzi impegniamoci il doppio, il triplo, perché tra l'altro adesso ci sono i finanziamenti, ci sono i fondi, c'è anche la voglia di capire, perché i problemi sono ben chiari. Tu prima hai citato il DESI, io potrei citare il WIT, Women in Technology, che mostra un aspetto ancora ulteriormente critico, tra l'altro con un digital divide di genere fortissimo nella fascia di età che parte dai 55 anni, il che vuol dire persone, donne in particolare, ancora attive, quindi inserite in un contesto lavorativo. C'è bisogno di lavorare tantissimo, quindi di soffermarsi sì sulle criticità, ma di trovare ancora strumenti nuovi sicuramente, ma soprattutto le chiavi per la motivazione dei dipendenti, dei colleghi. Io ho personalmente sperimentato che una delle chiavi principali per arrivare ai colleghi è ascoltarli, che sembra una stupidaggine, però non intendo per ascolto ovviamente un questionario con un feedback che mi dice quanto ti è piaciuto, quanto ti è servito, che serve, ha la sua funzione all'interno di una pianificazione societaria, mi va bene. Però io parlo proprio dell'ascolto diretto, ecco perché prima ho citato i laboratori. Provare a mettere in campo un'attività pratica che dica ad un collega, ad una collega di più di 55 anni, con che cosa hai problemi? Con la PEC? Perché quando apri la PEC ti trovi questo allegato che non sai leggere, l'XML, per esempio. Allora, proviamo ad entrare nel pratico, spieghiamo cos'è, a cosa serve, come viene costruito, insegniamo a leggerlo, leggerlo, non diciamo a caso, utilizzo questa parola perché diciamo che la tecnologia e il digitale sono il nuovo linguaggio, sono l'alfabeto di oggi. Perfetto, probabilmente è da lì che dobbiamo partire, senza dare per scontato assolutamente nulla. Grazie Cosimo, grazie Morena. Mi sembra che in questo primo giro della tavola rotonda siano emersi degli aspetti molto importanti. Intanto dico che INAIL e Regione Puglia sono dei buoni esempi, nel senso che conoscendo un po' la situazione delle diverse amministrazioni italiane, siete forse tra le amministrazioni che su questo aspetto hanno portato più attenzione e investito di più, anche in termini di elaborazione di forme e modalità di intervento. Io vi avevo fatto questa domanda poi un po' più precisa sull'esistenza del piano di formazione, perché credo che abbia anche una funzione di comunicazione. Voi avete detto l'abbiamo trasmesso ai vertici per l'approvazione. Perché è importante che ci sia questa presa di coscienza da parte dei vertici e anche assunzione di volontà per portare avanti queste iniziative, che faccia sentire questa volontà anche nei confronti di tutti i dipendenti. Quindi la comunicazione continua e la comunicazione formale sono in qualche modo legate ed è importante che questa cosa sia rinforzata in maniera continua. Quindi vi chiederei adesso di approfondire un po' questo aspetto, cioè il tema anche delle alleanze interne che si creano, che so, Raffaella rappresenta l'area formazione, voi rappresentate l'area transizione digitale.
Quanto è importante che in questo processo di sviluppo delle competenze digitali ci sia un raccordo forte tra questi due soggetti? Ma me ne vengono in mente anche altri, che so, c'è il responsabile della trasparenza che tra l'altro gestisce anche una parte di formazione obbligatoria, ma gestisce anche un lavoro di analisi dei processi aziendali per i quali poi serve comunicazione, serve formazione. Quindi ripartirei da Raffaella proprio per chiedere nell'INAIL c'è un'alleanza tra area formazione e responsabile della transizione digitale e come la praticate, cioè sulla base di quali modalità lavorate insieme. Raffaella, non ti sentiamo. Spero che oltre alla webcam non sia caduto anche il microfono. Per favore, colleghi dello staff, potete verificare con Raffaella Mauro se c'è un problema di connessione e mi date riscontro. Allora, dice che ha problemi di audio, adesso proviamo a verificare se riusciamo a Userei il risolverli noi classico di sistema di uscire e rientrare insieme. come con Windows. Uscire e entrare che l'ha già fatto una volta e quindi vediamo di farglielo rifare se funziona Va meglio bene, questa allora volta. Intanto io andiamo avanti. ritorno da Cosimo e Morena. Ok, grazie. Intanto posso fare una domanda che hanno fatto in chat perché stupiti dell'esperienza della Regione Puglia, Francesco Napoli dice: ma avete avuto uno sponsor importante, minimo un direttore generale illuminato, altrimenti non si riesce, soprattutto in piazze centrali. Ve lo dicevo perché così è Ora stato mi il sentite? discorso nel. L'avevo letta e non sapevo qual era il momento idoneo per poter dare una risposta. Assolutamente no, non abbiamo avuto nessuno sponsor di quel tipo. Abbiamo avuto però un'illuminazione da parte sia del segretario generale, sia del capo di gabinetto, sia del presidente, di spostare l'ufficio RTD, che prima era sotto un dipartimento, quindi diciamo non in linea con la governance politica, spostarlo direttamente nell'ufficio di gabinetto del presidente. Questo ha dato sicuramente un'accelerazione al percorso di transizione digitale che si era avviato, ma soprattutto ha dato una visibilità e come dire, un'attenzione maggiore al tema della transizione digitale e delle competenze digitali all'interno della Regione Puglia. Poi tutto il resto lo abbiamo costruito insieme con l'ufficio e con la collaborazione dei vari dipartimenti, con la collaborazione dell'ufficio che ti di diffuso, che pian piano siamo partiti con meno di 30 colleghi e individuati dai vari direttori di dipartimento per tematiche, eccetera, ma adesso siamo arrivati quasi a 50 colleghi che per entusiasmo, per competenza, per voglia di far parte di una squadra e di un gruppo che comunque è molto attivo, chiedono di partecipare. Quindi assolutamente no, nessuno sponsor, è un percorso che stiamo portando avanti e siamo orgogliosi come Regione Puglia di poterlo portare È un avanti. percorso condiviso, sostanzialmente. Sostanzialmente sì. E Salvatore, procedo con la risposta alla Non so domanda se ora mi iniziale. È sentite. ritornata la voce di Raffaella, anche se non la vediamo, quindi vai Raffaella. I miei sistemi di protezione qui in istituto mi stanno bloccando E questo è sul un problema supporto. comune, aumentano i muri in ingresso e in uscita. Però va bene, no? Allora, quello che posso dire rispetto appunto all'ultimo lancio, all'ultima stimolazione condivisa è che sicuramente c'è da parte dell'Ufficio Formazione di Risorse Umane un'attività di coordinamento e quindi diciamo, di mantenimento di relazioni continue con i vari responsabili delle strutture centrali, tra cui anche il suo responsabile in materia di privacy e trasparenza, no? Per favorire la rilevazione di esigenze formative che possono, diciamo, andare a soddisfare tutte gli obiettivi. L'audio. Coincide? Mi Ora sì, sentite? ora sì. Non mi sentite? Ora sì. Ah, ok. È mancato un In istituto è attimo. responsabile per.
In istituto, il responsabile per la transizione digitale coincide con la figura del responsabile della direzione centrale per l'organizzazione digitale, quindi il nostro direttore centrale, il dottor Stefano Tomasini, assume questo incarico per quanto riguarda appunto questo ruolo in istituto. E quindi praticamente è ovvio che nella programmazione annuale e nell'aggiornamento annuale del piano della formazione, l'istituto da tanti anni studiamo proprio un processo. Di nuovo un blackout Mi della vostra. sentite? Ora sì, devo parlare. Quando parlo io si Ah, va riattiva. bene, allora utilizziamo questa Vediamo. strategia. E quindi dicevo, sicuramente c'è una fase di programmazione che più o meno proprio coincide con questo periodo annuale di raccolta delle esigenze e di condivisione di una programmazione condivisa di quelle che sono delle iniziative formative a favore di tutto il personale. E poi ovviamente siamo anche disponibili a rispondere alle esigenze spot che emergono in qualsiasi momento dell'anno e che quindi insomma richiedono una risposta che magari non era stata precedentemente programmata, però Nuovo un vuoto della voce. mi sentite? Sì, funziona. Devo Ok. parlare e ritorni. Mi spiace, non so come poter ovviare a questo inconveniente, anzi che voglio dire, con il semplice trucco di uscire e rientrare nella riunione sono riuscita almeno a riattivare l'audio. Quindi spero però insomma che il senso del mio contributo sia passato rispetto all'ultima domanda che era stata posta. Sì, quello che adesso mi incuriosisce è proprio questo aspetto. Il responsabile della transizione digitale coincide con la figura del direttore generale? Ho capito No, del bene? direttore, no, del direttore centrale per Del direttore l'organizzazione centrale. digitale. Sì. Che risponde a chi? Qual è il, Al diciamo, direttore generale, al direttore ovviamente. generale? Quindi comunque Sì, c'è un sì, sì. rapporto diretto Sì. tra Certo. responsabile di transizione digitale e direttore generale. Quindi comunque un raccordo che è previsto nella norma del CAD, che è l'ufficio per la transizione digitale, sia in stretto rapporto con i vertici. Nel vostro caso è realizzato facendo coincidere la figura del responsabile di transizione digitale con quella del direttore centrale, diciamo, dell'innovazione digitale, e nel caso della Regione Puglia collocando l'ufficio presso la Presidenza. Mi sembra che questo sia uno degli elementi che in qualche modo vi accomuna in termini di capacità, ma anche di spiegazione del perché state riuscendo a lavorare in maniera abbastanza significativa nelle vostre amministrazioni. Cosimo, ti passerei la parola sempre su questo tema raccordo transizione digitale formazione, e penso che anche dalle domande sia utile capire meglio dal punto di vista organizzativo come lavorate. Allora, ovviamente come prima risposta ti dico che è necessario una sinergia, una forte sinergia tra l'ufficio e il responsabile, insomma, della formazione, perché le esigenze formative dell'ente in ambito digitale ovviamente vanno identificate e vanno poi soddisfatte in sinergia tra questi due uffici. Che cosa dire in maniera pratica di quello che la Regione Puglia ha fatto e sta facendo e farà su questo tema? Allora, sicuramente proprio nella predisposizione di quelle che sono le esigenze, nell'individuazione di quelle che sono le esigenze formative da mettere nella prossima formazione degli anni, dei mesi successivi, abbiamo ragionato con l'ufficio formazione di prevedere dei corsi, però più. Stiamo orientando ad un taglio più pratico, come diceva prima la collega Ragone. Noi stiamo partendo dal presupposto che
La competenza di altissimo livello, o meglio, le conoscenze, le competenze di altissimo livello sono sì essenziali, ma è necessario fornire ai colleghi anche quelle competenze pratiche digitali che gli permettono di effettuare, di svolgere il lavoro quotidiano. Faccio un esempio banale su un'attività che abbiamo affrontato e stiamo affrontando in questi mesi in Regione Puglia. Cioè, ovviamente tutte le pubbliche amministrazioni producono documenti accessibili. Quindi tutte le pubbliche amministrazioni ormai da anni, poi con l'Agile assistiamo ancora di più a questo tipo di problematica, producono documenti accessibili. Però capita spesso che qualche documento non è accessibile al 100%, capita spesso che c'è problema nella creazione di un elenco puntato, accessibile, piuttosto che di una tabella, piuttosto che di un'immagine. Insomma, piccoli dettagli che sono poi dettagli operativi. Cioè, nel momento in cui io dico ai colleghi la lista dei requisiti per rendere un documento accessibile al 100% è questa, ma il collega lo legge e non ha la capacità, le competenze o la formazione specifica per poterlo affrontare, sto risolvendo poco il problema. Quindi abbiamo creato all'interno dell'ufficio dell'ETD, proprio tra noi, cioè noi dell'ufficio dell'ETD, abbiamo creato piccole pillole pratiche in un'ora. Abbiamo fatto dei corsi di formazione pratici proprio con training on the job, cioè messi i colleghi insieme a noi e abbiamo dimostrato con LibreOffice, con Microsoft Office, come si crea un documento accessibile, come si affrontano le problematiche che la maggior parte dei colleghi spesso ci chiamavano, ci mandavano la mail perché avevano bisogno di capire quando aggiungo un'immagine e non, come faccio ad inserire il testo alternativo, cioè questioni proprio pratiche che si affrontano quotidianamente. Quindi abbiamo fatto questo piccolo corso di un'ora, ripetuto per 3 sessioni, e l'abbiamo registrato e l'abbiamo anche diffuso poi a tutti i colleghi dell'ufficio, e questo ci sta portando a risolvere quel segmento di problema che quotidianamente affrontiamo. Vi ho fatto l'esempio per arrivare a quello che è la meta che vogliamo raggiungere. Quindi, insieme all'ufficio formazione, abbiamo proposto già la realizzazione di alcuni corsi su CAD, ma con un taglio pratico, cioè la firma digitale. Come si usa? Come si verifica che la firma digitale è ancora valida? Come faccio ad aggiungere una firma digitale su un documento già firmato digitalmente? Quindi, abbiamo richiesto una serie di corsi con il classico taglio pratico, con il classico finalizzato appunto a risolvere quelle che sono le problematiche. Ovviamente a questi stiamo anche affiancando tutto quello che è il percorso che abbiamo visto prima fatto con voi, quindi del Dipartimento di Funzione Pubblica. E abbiamo richiesto e stiamo già facendo una serie di corsi pratici su alcune delle piattaforme e infrastrutture che internamente utilizziamo, che sono partiti la settimana scorsa e andranno avanti fino a fine luglio. Abbiamo chiesto e abbiamo già fatto la prima sessione di un corso di coding, di pensiero computazionale, perché spesso ci ritroviamo ad affrontare tante problematiche e magari ci mancano le basi per poterle affrontare nel modo giusto, con un approccio digitale, con un approccio computazionale. Quindi il nostro obiettivo è ovviamente quello di dare formazione specifica, formazione pratica e risolvere quelli che sono i problemi pratici che i colleghi affrontano quotidianamente. E in questo una delle nostre, ovviamente uno dei nostri obiettivi, però cercheremo in qualche modo di, non ne abbiamo ancora discusso, però è una cosa che in qualche modo internamente all'ufficio dell'ETD abbiamo iniziato a parlarne, che so, magari anche una certificazione delle competenze di base, tipo il percorso dell'ECDL, EIPAS, quei percorsi con un taglio pratico che danno a tutti i nostri dipendenti quelle competenze necessarie per poter affrontare l'attività quotidiana, perché molti dei nostri colleghi già hanno queste competenze, però ci sono ancora colleghi che magari non hanno avuto la possibilità di formarsi e quindi capire, e questo ovviamente è tutta una cosa in divenire, nel senso che ci stiamo ragionando internamente e quindi vogliamo un attimo capire come, che percorsi seguire per poter portare a casa questo tipo di certificazione. È un'idea progettuale che stiamo maturando all'interno dell'ufficio ITD che porteremo al tavolo con l'ufficio formazione e poi capiremo se ci sono le condizioni
le troveremo per portarle a casa. Salvatore, posso aggiungere una cosa a quello che ha detto il mio dirigente? Perché tu, non, tu magari Se te te lo lo sai. consente il tuo dirigente, senz'altro. Grazie. No, perché in realtà, mentre Nino parlava, io mi stavo facendo una domanda, come se non avessi già la risposta. Ma tutte queste cose che volete fare, cioè, quanti siete nell'ufficio? Scusa la domanda rivolta a me stessa. Allora, nell'ufficio siamo quattro persone, quindi ti anticipo un po', diciamo, l'attacco alla domanda successiva, perché siamo pochi. La vera criticità in questo momento è che Nino è stato, diciamo, bravo e anche ha avuto la visione di creare tre verticali all'interno dell'ufficio, cioè oltre a me che mi occupo del lato tecnico-normativo. Cioè il collega, sono due ingegneri, cioè Alessandro Zizzari che si occupa, che è un sistemista, quindi ingegnere informatico con vocazione ai sistemi, e c'è l'altro ingegnere, l'ingegner Catalano, Diego Catalano, che invece si occupa della reingegnerizzazione dei processi. Quindi lui è lato project management e revisione processi e procedure. E sono tre competenze fondamentali per l'ufficio. Però tre competenze che in questo momento si vanno a radicare su sole tre persone. Per cui se c'è un vero punto debole, che non è della nostra amministrazione, io immagino che la maggior parte delle persone, dei colleghi che ci stanno seguendo oggi, condivideranno questa idea. Il problema è che siamo davvero pochi, perché negli ultimi, io sono in amministrazione da 13 anni e in questi ultimi 13 anni il lavoro è aumentato esponenzialmente. Anche perché siamo ancora nella fase di transizione, per cui molte volte ci troviamo a dover fare una cosa in due modalità diverse, ci siamo trovati soprattutto in passato a fare, quindi a duplicare il lavoro, ma anche perché sono aumentate i controlli, le verifiche intermedie, sono la fase iniziale delle programmazioni che si sovrappone alla fase di chiusura, la coda delle programmazioni, per cui l'attività è tanta. E quindi quando poi si va a calare sull'operatività concreta del singolo collega, io mi rendo conto, ma non solo per me, per le altre persone, di quanto questo possa essere difficile. Quindi un elemento su cui bisogna cercare di investire è sì le competenze, ma consentire poi che queste competenze arrivino nelle amministrazioni, che siano stabili soprattutto nelle amministrazioni. Perché il ruolo, sempre citando il famoso piano di prima, il ruolo degli esperti che coadiuvano le amministrazioni è molto importante in questa fase, perché potersi diciamo, avvantaggiare dell'esperienza, delle competenze di persone che hanno 20-30 anni di esperienza, diciamo, maturata, è fondamentale in questa fase. Però è altrettanto fondamentale che queste competenze restino nelle amministrazioni o comunque nella rete più allargata che le amministrazioni costruiscono. Perché un altro elemento importante dell'idea, della nostra idea di governance, è creare una rete anche tra RTD, quindi non soltanto l'RTD che con le sue propaggini arriva nei vari dipartimenti della regione, ma anche riuscire a creare lo potremmo definire anche un tavolo permanente. In realtà il nostro è un tavolo virtuale, proprio perché amiamo la tecnologia, però un luogo di incontro e di scontro anche di esperienze condivise tra RTD. Per ora lo stiamo strutturando sulla base del rapporto con le agenzie strategiche e le in-house regionali. Quindi Mino ha creato una rete in cui noi condividiamo una serie di informazioni, di best practice, di criticità, ma anche, Salvatore, di percorsi comuni, perché l'obiettivo è quello. Oggi parlavamo con Agid dell'importanza del riuso, no? Del riuso software nelle amministrazioni, di quanto anche ai sensi del codice bisognerebbe spingere nella direzione del riuso. Ma è molto importante anche che ci sia lo scambio informativo, altrimenti il riuso restano i 200 software, no? Nella banca dati di developers. E restano quelli, quando invece magari le amministrazioni ne hanno tanto di software da condividere, su cui scambiarsi impressioni, problemi, eccetera. Per cui l'idea di creare un raccordo interno su più fronti e su più aspetti, è veramente, secondo me, la chiave di volta poi di questa organizzazione dei prossimi anni. Tra l'altro, oltre alla formazione, Nino si è già, diciamo, ampiamente dilungato su questo.
Ci sono altri soggetti che vengono sempre coinvolti da noi, proprio per come siamo strutturati. Sicuramente uno stretto rapporto con la RPD, la responsabile protezione dati, perché anche l'aspetto privacy barra trasparenza è fondamentale in qualsiasi strumento andiamo chiaramente ad approcciare. Ma poi noi abbiamo anche uno stretto collegamento con una sezione che è quella della trasformazione digitale, che poi si occupa degli aspetti più propriamente tecnologici rivolti all'esterno, quindi enti locali, cittadinanza, eccetera. Ma abbiamo anche una forte in-house che è Innova Puglia, che insieme appunto alle agenzie strategiche, che sono quelle che sono inserite nella visione, nel modello di governance di Maya 2.0, ci aiuta qui a governare questa transizione. Quindi in realtà siamo uno il responsabile, quattro l'ufficio considerato il responsabile, siamo 40-50 con le reti, ma siamo tanti, cioè siamo tanti considerando la nostra capacità di trasmettere informazioni e si spera anche di riceverle, diciamo, affinando un po' i meccanismi di feedback. Però ecco, ci servirebbe sicuramente un ufficio con le stesse competenze, vanno benissimo i tre verticali, però moltiplicate per 3-4 volte, sicuramente. Grazie, adesso immagino che abbiate anche letto i commenti nella chat che sono tutti molto favorevoli alla caratteristica anche di inclusività che avete dato alla vostra azione, che è inclusiva sia nei confronti dei dipendenti, ma mi sembra anche nei confronti della struttura organizzativa, cioè c'è una logica di coinvolgimento che riguarda direttamente le singole persone, ma anche l'organizzazione. Stessa. Non so se Raffaella riesce a rientrare in audio. Abbiamo ancora 4 minuti prima di passare alle domande che vengono dai partecipanti. Raffaella, se ci sei, se mi senti, Sì, ci infatti sono. Sì, ci ti sono. sento anch'io. Ti chiederei questo. INAIL ha una struttura territoriale molto ramificata. Pensando sempre a questo aspetto del coinvolgimento, come riuscite a lavorare con tutte le strutture territoriali che avete? Sempre attraverso il raccordo, diciamo, delle funzioni regionali che si fanno, diciamo, parte competente di poter poi riportare a livello centrale, quindi a livello di ufficio formazione centrale, quelle che sono le richieste di aggiornamento di fabbisogno formativo che vanno a rilevare presso il personale del loro territorio. E ovviamente facendo sia un'attività d'analisi di questo tipo presso, diciamo, i destinatari, ma anche attraverso le interviste al management e diciamo, ai responsabili e ai dirigenti delle strutture stesse. E quindi, diciamo, questa modalità poi si replica. Vuoto. La nostra struttura. Mi Ora sentite? sì. Ecco, e quindi diciamo con un meccanismo di questo tipo riusciamo comunque a raccordare e diciamo a mettere insieme anche andando poi a definire iniziative che possono rispondere a esigenze formative che magari sono emerse da più territori o che riguardano varie figure professionali, facendole, ripeto, a livello nazionale, laddove insomma l'investimento è significativo per buona parte del personale, rimandando invece a livello regionale l'attivazione di iniziative formative che possono rispondere appunto a fabbisogni locali. Ecco, era molto interessante quello che dicevano anche i colleghi della regione rispetto ad una serie di attività che hanno fatto anche di tipo pratico per supportare appunto lo sviluppo delle competenze digitali del loro personale. Io posso dire che come formazione INAIL oltre insomma ad aver investito nel tempo sempre sulla capacità di erogare una formazione sia in presenza ma anche in e-learning, già da tempo abbiamo cercato di integrare
integrare anche i nostri percorsi attraverso iniziative e offerte blended che potessero favorire anche per esempio la realizzazione tra un modulo e l'altro dei vari corsi formativi di Project Work. E sotto questo punto di vista abbiamo attivato proprio negli ultimi anni la possibilità appunto di realizzare dei Project Work fra un modulo e l'altro sulle varie tematiche, proprio andando a favorire l'utilizzo da parte del personale di strumenti di collaborazione digitale, quindi facendogli sperimentare in maniera proprio pratica la possibilità di condividere documenti sul cloud, la possibilità di lavorare su piattaforme che permettessero loro la comunicazione e l'interazione rispetto alla definizione di obiettivi formativi comuni e quant'altro. Quindi sotto questo punto di vista anche come formazione abbiamo cercato di integrare la modalità di erogazione dell'offerta proprio con questo tipo di iniziative a corredo. Grazie, senti, ho una piccola curiosità, negli obiettivi dei dirigenti c'è qualcosa che quando vengono misurate le loro performance è collegato a questo processo di diffusione della cultura digitale, di formazione? Proprio negli obiettivi no, voglio dire, però posso dire che facendo riferimento prima ad iniziative formative, abbiamo fatto qualche anno fa un'attività diffusa di formazione proprio per tutto il management dell'istituto, quindi circa 120 dirigenti, e peraltro loro sono stati proprio i primi che sono stati destinatari di questa modalità anche di attivazione di sviluppo di competenze attraverso appunto l'utilizzo di canali digitali per quanto riguarda appunto forme di collaborazione e di comunicazione in modalità digitale. Quindi insomma abbiamo investito soprattutto in primis con loro proprio perché potessero testimoniare e farsi diciamo esempio all'interno della propria struttura proprio per favorire appunto una piena padronanza anche di questo tipo di risorse digitali. Beh, questo è molto interessante perché spesso si dice i dirigenti dovrebbero avere nei loro obiettivi anche, in realtà voi avete usato quella che viene chiamata una spinta gentile, quindi li avete coinvolti da un punto di vista anche attraverso percorsi formativi, da un punto di vista della necessità e della motivazione di rafforzare il capitale umano dell'ente e loro vi hanno seguito, giusto? Esattamente, il tentativo è stato questo. Va bene, ha funzionato, mi sembra di capire. Certo, no? Che sì. Patrizia, a te riportare le domande dal pubblico. No, ci sono ecco, alcune domande, ce n'è una per te, ne abbiamo due per INAIL, ne abbiamo cinque per Regione Puglia. Allora, se appunto abbiamo le domande che stanno nel box visibile a noi di staff, quindi se cominciamo a rispondere, allora Gianluca Provenzano a te chiede: ma chi vuole partecipare alla formazione sulle competenze digitali oltre a Digicomp può partecipare? È facile, c'è un sito che è competenzedigitali.gov.it del Dipartimento della Funzione Pubblica al quale i dipendenti possono accedere per capire che cosa c'è dietro il syllabus. C'è anche una demo del sistema di assessment, però poi deve essere l'amministrazione che si deve attivare nei confronti della funzione pubblica per consentire ai propri dipendenti di partecipare a quelle attività formative. Segnalo che il Dipartimento, oltre ai materiali che abbiamo realizzato noi, che sono 115 learning object, sta aggiungendo molti materiali che sono stati messi a disposizione da altri soggetti, che sono Telecom, Fastweb, Microsoft, quindi c'è un patrimonio di contenuti aperti e riusabili che si sta arricchendo. Proseguiamo, c'è una domanda per Raffaella Mauro e Alberto Di Mulo che dice: la motivazione all'apprendimento del personale è un tema di istruzione legata alla transizione digitale?
Allora, cerco un po' di interpretarlo. Il tema della motivazione all'apprendimento ovviamente è un tema sul quale che ci impone delle riflessioni insomma, abbastanza rilevanti, soprattutto nel momento in cui noi ci troviamo a gestire un personale che ovviamente ha un'età sempre più alta e che dovrà rimanere a lavorare fino a un'età abbastanza avanzata e venendo da un periodo in cui non abbiamo potuto diciamo, assumere. Anzi, per fortuna, ecco, adesso riusciamo un pochino a rinvigorire la nostra forza con dei concorsi pubblici. Quindi il tema della motivazione. Parlo solo per riattivare la voce di Raffaella. Sì, Ma cerchiamo funziona, ovviamente funziona, funziona. di ecco, grazie. Cerchiamo di tenerlo forte nel momento in cui soprattutto cerchiamo di favorire un ventaglio di offerta formativa anche alternando molto le tipologie, le modalità e le metodologie che possiamo mettere in campo, quindi formazione sincrona, asincrona, in presenza, anziché a distanza, formazione diciamo classica, formazione invece più spostata per esempio sulla definizione so, di buone pratiche o di condivisione di strumenti innovativi oppure basata per esempio sulla risoluzione dei problemi. Cerchiamo di favorire un'offerta formativa che è molto più snella rispetto al passato, quindi pochi eventi, molti più eventi che durano meno anziché diciamo, i corsi che facevamo prima che duravano magari molto più lungo, quindi cerchiamo anche sotto questo punto di vista di fornire anche al personale la possibilità anche di aderire ai programmi formativi, tenendo conto anche delle loro esigenze e anche della necessità insomma, di tener fermi insomma, gli impegni di lavoro. E quindi sotto questo punto di vista, ecco, la ricerca sempre di andare a sperimentare nuove metodologie formative e la possibilità di fornire a tutti un ventaglio abbastanza ampio su questo tema, confidiamo insomma, che possa essere un elemento che possa favorire diciamo, sempre l'attenzione e la motivazione rispetto appunto alla partecipazione alle attività formative. Allora, c'è anche una domanda a cui parzialmente Raffaella ha già risposto. Paola Altissimo dice: può portare alcuni esempi concreti di formazione proposta e realizzata? Posso i metodi già hai risposto, se magari indichi qualche tema. Sì, diciamo, noi come direzione centrale in questo momento accennavo prima, abbiamo messo in piedi un programma di formazione biennale rivolto a tutto il personale ICT, insomma, della nostra direzione e questo si è basato attraverso un'analisi dei fabbisogni formativi che abbiamo strutturato attraverso una survey che andava a indagare i livelli di padronanza delle competenze facendo riferimento al framework europeo e questo ci ha permesso quindi appunto di definire un'offerta formativa che potesse a tutto il personale della direzione. E, ovviamente la fase diciamo, di elaborazione dell'analisi si basava su un'autopercezione di ciascun dipendente rispetto al grado di padronanza delle competenze stesse. Abbiamo poi ritenuto di coinvolgere anche i responsabili degli uffici diciamo, nella definizione dei piani, andando appunto a dare loro la possibilità, condividendolo con un colloquio con gli stessi interessati, la possibilità di andare a integrare anziché insomma, ridurre l'offerta formativa che emergeva a seguito di questa analisi, proprio per andare diciamo, stima, Ecco, ha mancato la a voce. correggere appunto l'eventuale sottostima di padronanza, di livelli di padronanza di competenze e anche rispetto appunto ai programmi formativi già elaborati in passato. E quindi partirà appunto questo biennio di formazione appunto in ambito specialistico IT e questo l'abbiamo fatto nel momento in cui siamo riusciti poi a collegare tutte le competenze del framework ICF ai ruoli che sono mappati all'interno della nostra direzione e quindi attraverso poi un sistema di calcolo che andava a mettere in evidenza diciamo, i margini di maggiore investimento rispetto alle competenze che risultavano coerenti
competenti rispetto al proprio ruolo o quelli che potevano essere di interesse del proprio ufficio, siamo riusciti appunto a definire dei programmi formativi e avere anche effettuato questa survey su quella che è una piattaforma che utilizziamo anche proprio per la digitalizzazione e lo sviluppo e la gestione di tutte le iniziative progettuali, ci consentirà poi di replicare anche questa survey fra qualche tempo e poter confrontare quindi ex e post i livelli e l'incremento, le modifiche rispetto a quello che emerge in termini appunto di padronanza delle competenze sulle quali poi abbiamo operato i piani formativi. Grazie, grazie mille. Allora, prima di passare alle domande per la Regione Puglia, per Mino e per Morena, mi permetto di rispondere subito a Lidia Nazzaro che dice: è possibile seguire percorsi in modo individuale, certificati e senza dover attendere l'autorizzazione della propria amministrazione? Col percorso del syllabus della funzione pubblica la risposta è no. È semplice, quindi ho risposto subito. Allora, invece Mino e Morena, passo alle domande per voi. Valeria Pavone chiede: interessante la vostra struttura allargata, mi pare di capire che la figura dell'RTD è comunque autonoma sia rispetto al responsabile dei sistemi informatici sia rispetto al responsabile della formazione, corretto? Sì, correttissimo, perché è una figura in questo momento in Regione Puglia indipendente da tutte le altre, quindi come ho detto prima è direttamente strutturata nel gabinetto del Presidente e quindi riferisce direttamente al vertice all'organo politico ed poi abbiamo altre strutture, una struttura che si occupa della parte di formazione, una struttura che si occupa dei sistemi informativi, abbiamo la nostra in-house, però l'ufficio RTD e l'RTD siamo indipendenti e non sovrapposti con questo tipo di con queste altre figure. Mi prendo un attimo, un minuto, per rispondere alla domanda che Salvatore ha fatto all'INPS in merito agli obiettivi, all'INAIL in merito agli obiettivi dei dirigenti. In Regione Puglia quest'anno l'OIV ha sentito la necessità di inserire un obiettivo proprio sulla transizione digitale in capo a tutti i dirigenti regionali. Quindi praticamente da quest'anno tra gli obiettivi dei dirigenti, quindi in cascata di tutti i funzionari e di tutte le PO, ritroviamo la richiesta di creare documenti accessibili, quindi tutti i documenti che vengono creati dalle strutture regionali devono essere documenti accessibili, quindi devono rispettare quello che è il set di requisiti minimi di accessibilità, firma digitale, eccetera. Non stiamo ovviamente dicendo nulla di trascendentale, perché la norma già lo richiede da tantissimi anni. Stiamo con questo obiettivo alzando il livello di attenzione su quelle che possono essere, come ho fatto l'esempio, come dicevo prima, quei piccoli problemi di accessibilità che spesso non vengono considerati e che con l'inserimento di questo obiettivo abbiamo fatto sì che un po' tutti i dirigenti, quindi tutte le strutture regionali, lavorino con un livello di attenzione maggiore nella creazione dei documenti accessibili. Grazie Cosimo, perché a me mi viene proprio da commentare subito che quindi servono obiettivi molto precisi, più che un obiettivo generale sviluppare le competenze digitali, è meglio dare un obiettivo preciso in modo che magari quei dirigenti, anche quelli meno orientati all'innovazione, però sapendo che le loro prestazioni sono valutate anche sulla base di quello che si fa, spingono tutto il personale ad acquisire le competenze e a lavorare in un certo modo. Mi sembra anche questo un approccio importante e interessante. Sì. Allora, altra domanda per Regione Puglia. Alberto Di Mulo dice: l'ufficio RTD diffuso e trasversale risulta complementare al piano della formazione in termini di organizzazione e contributo di competenze ai vari moduli formativi? Allora, sicuramente sì, per il semplice motivo che, come abbiamo rappresentato prima, l'ufficio RTD diffuso è un ufficio trasversale, quindi sicuramente il percorso che abbiamo seguito per l'ufficio RTD è un percorso che ha portato alla creazione di competenze trasversali in ambito sia di digitale, ma le competenze verticali già
le avevano i colleghi. Quindi abbiamo solo fatto sì che l'ufficio PTD raggiungesse un livello di competenze tramite i percorsi formativi che vi ho raccontato prima e tramite i percorsi formativi che stiamo facendo adesso, un livello di competenze trasversali in ambito istituti che permettesse, che permetterà nel tempo di affrontare quelle che sono le problematiche di contesto verticale del dipartimento di competenza, ma ovviamente con un occhio legato al digitale. Aggiungo una cosa, Salvatore. Ovviamente lo scopo di avere un RTD diffuso su tutti i dipartimenti, quindi di affiancare ogni parte dell'amministrazione regionale, non è soltanto formativo, quindi è sicuramente le competenze sono speculari rispetto alla formazione che l'RTD ha ipotizzato, ma è anche, prima ho dimenticato di citarla perché è anche un'altra nostra collaborazione importante, quella della comunicazione istituzionale. Quindi pensare un qualcosa, quindi anche un'attività formativa, ma anche, come giustamente sottolineavi tu prima, riuscire a comunicarla nel modo giusto, che poi è la stessa cosa che vorremmo fare anche sia all'interno che all'esterno col nostro piano di riorganizzazione. Quindi strutturare una comunicazione efficace all'esterno che possa entrare nel dettaglio di quelle che sono le nostre progettualità e poi raccogliere anche una serie di feedback che ci serviranno per le evoluzioni annuali del piano stesso. Quindi l'idea proprio del raccordo, di andare in parallelo con la formazione, con la comunicazione, con la privacy, eccetera, assolutamente c'è proprio come impianto. Tu considera che noi nasciamo come ufficio virtuale, nel senso che quando è arrivato il dirigente e ha avuto l'incarico, l'ufficio non esisteva e non è esistito per almeno 3 mesi circa, no, 3 mesi, 6 mesi circa. Noi abbiamo lavorato da remoto, quindi full digital completamente, e portando avanti tutta una serie di attività come se l'ufficio esistesse. E l'ho preciso, questa attività si è aggiunta per me e per l'altro collega alle normali attività d'ufficio. Quindi noi per i primi mesi, quando non eravamo nell'ufficio RTD, abbiamo lavorato con l'RTD come se fosse il nostro incarico. Quindi abbiamo fatto l'attività ordinaria e l'attività straordinaria con l'RTD. Con grande piacere, perché tra l'altro, come ben sai, da tempo immemore siamo grandi appassionati della materia, per cui non è stato sicuramente un sacrificio. Benissimo, poi allora vado avanti perché ci sono rimasti pochi minuti. Maria Cammarota dice che le piacerebbe leggere il documento di transizione digitale della Regione Puglia. Lo può fare? Ce l'avete sul sito? Ho già inviato alla collega che saluto, ho già inviato tramite WhatsApp il documento che comunque sarà pubblico, verrà pubblicato entro, penso, la settimana prossima sul BURP, quindi tra la settimana prossima, al massimo una decina di giorni, sarà pubblicato sul BURP, quindi sarà visionabile da chiunque. Ben felici ovviamente di condividerlo, di raccogliere suggerimenti, impressioni, commenti, qualsiasi cosa. Ok, benissimo. Francesco Napoli dice: in realtà, rispetto alla vostra esperienza che avete raccontato prima, avete creato dei tutorial live. Magari condivideteli sul vostro canale YouTube. Pensate di farlo? Stiamo ragionando, stiamo creando, no? È solo una questione di tempo perché abbiamo iniziato ma non abbiamo ancora concluso una sezione dell'ufficio, una sezione web dell'ufficio nel quale pubblicare tutte quelle che sono le buone prassi, le linee guida, i tutorial, wiki, tutto ciò che riguarda l'attività dell'RTD, che dell'ufficio RTD che in qualche modo stiamo portando E poi avanti. per i Quindi canali social ci sentiremo con la comunicazione istituzionale per impostare qualche programma di questo tipo. È già in cantiere. ok, allora vado avanti con l'ultima domanda. Francesco Napoli, abbiamo creato da poco l'ufficio innovazione dei processi amministrativi e progettazione organizzativa del Ministero, ma non abbiamo ancora dirigenti e funzionari. Qualche consiglio per fare la rivoluzione? La rivoluzione dal basso, mi verrebbe da Esatto, dire, era. ma va benissimo. Tra l'altro, perdonatemi, faccio un'altra citazione, diciamo, storica, in piena logica di OpenGov, perché con Salvatore, tra l'altro, ci siamo conosciuti tanti anni fa, proprio in occasione, se non ricordo male, del lancio della piattaforma DatiGov, prima versione, quindi sono passati un po' di anni. Per cui io credo che la rivoluzione si faccia dal basso, non c'è altro modo, non c'è altro modo. Quindi sì, intanto avere un gruppo coeso di persone che hanno
gli stessi obiettivi, non le stesse idee, perché quello non aiuta, direi gli stessi obiettivi, discutere, trovare poi la possibilità di farsi ascoltare. È sempre quello poi, diciamo, il tramite necessario, perché noi possiamo metterci tutta la passione, spero che anzi che emerga dai nostri racconti, la grande passione, la grande consapevolezza dell'importanza di quello che vogliamo fare, non quello che stiamo facendo, ma di dove vogliamo arrivare. Quindi è quello che auguro ovviamente a tutti i colleghi che ci stanno ascoltando oggi, che si possa, anche tramite qualche piccolo input recuperato oggi, arrivato oggi, che si possa fare anche da loro. Io vorrei chiudere con una domanda che pongo a Salvatore Marras, perché forse è una risposta che ci fa Antonino Cacciato in Silla, che dice che nel suo ente i colleghi aspettano che arrivino le 14 per andarsene a casa. I pochi colleghi che mi sono rimasti non sono ancora entrati nella visione dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, figuriamoci alla digitalizzazione. Il blocco dei concorsi ci impedisce di far entrare forze nuove. Io sono stufo di continuare a fare webinar, corsi di aggiornamento e di formazione. Il mio comune di 2.800 abitanti, con una dotazione organica tra interni e esterni di 28 dipendenti, la maggior parte vicini al pensionamento, e tutti con servizi gestiti direttamente. Potreste darmi una via d'uscita? Non so se c'è una via d'uscita, ma sta partendo un progetto proprio di assistenza ai piccoli comuni, cioè ai comuni sotto i 5.000 abitanti, che rientra sempre nell'iniziativa del PON Governance. L'ANCI è già attiva con una serie di attività destinate a questi comuni. Il Formez partirà da settembre, credo, in particolare con due linee che riguardano una proprio la transizione digitale e l'altra la semplificazione. Quindi seguite il sito sia del Dipartimento della Funzione Pubblica che del Formez. Da settembre sicuramente ci saranno informazioni e ci sarà anche l'invito a candidarsi per questa attività di affiancamento e assistenza. Patrizia, io finirei qua, siamo alle 13.31. Volevo lasciare a te la parola per la chiusura. Io ringrazio i nostri ospiti, sono stati tutti bravissimi. Grazie mille, ti lascio la chiusura, Salvatore. Ma sarà una chiusura rapidissima. Sono INAIL Regione Puglia, sono la dimostrazione che c'è una PA che funziona e che nel mondo delle competenze digitali si possono fare dei passi avanti, si può costruire un sistema anche di accompagnamento all'apprendimento dei dipendenti continuo, quindi non limitarsi ad azioni sporadiche ma creare proprio sistema. Sono due esempi che credo che sia importante, come è stato per noi, conoscere per imparare dalla loro esperienza. Quindi vi ringrazio per averci dato questo stimolo, questo contributo, per aver arricchito anche il panorama. Questo diventa anche motivante, nel senso che far vedere che ci sono amministrazioni che riescono, pur nelle difficoltà, le risorse limitate, i dirigenti che devono essere convinti, i colleghi che hanno problemi molto concreti e operativi, sono la dimostrazione che si può costruire un sistema che dia la possibilità all'amministrazione di progredire in maniera continua e fare quello che viene chiamato trasformazione digitale, che non è appunto una semplice innovazione, è un cambiamento e un arricchimento continuo, sempre per migliorare i servizi destinati ai nostri cittadini. Grazie ancora, buon pranzo a tutti e spero che ci saranno altri incontri di questo tipo. Grazie, buona giornata.